Signori, tenetevi forte perché ho una notizia straordinaria. Intanto, se ci fate subito caso, il Napoli. Guardate il Napoli, c'è qualche differenza secondo voi? Si intuisce il Napoli, la Roma, l'Atalanta e la Lazio, che cosa è cambiato? Sì, signori. Ebbene sì, sono arrivate le mod. Le mod. Che cosa sono le mod? Le mod sono che per esempio, faccio un piccolo test, andiamo su Gnonto, Gnonto no, Gnonto no, Gnonto no, Alcaraz nemmeno, per esempio, vi faccio vedere, andiamo sul supermercato che ci starà qualcuno che teniamo sott'occhio. Le mod, che cosa sono le mod? Le mod sono che Barraschelia, per esempio, che conosciamo tutti, ha la faccia reale. Cesco, che conosciamo tutti, ha la faccia reale. Che cazzo ne so? Vi dico un altro. Miretti ha la faccia reale. Ecco che cosa sono le mod. Le mod della Vega che non ci ha mai avuto la faccia, c'ha la faccia reale. Un altro, volete vedere un altro? Un altro, un altro, un altro, non c'è. Non c'è. Per esempio, se noi andiamo a cercare un Zielinski che non ha mai avuto la faccia su FIFA, essendo nonostante un calciatore di livello internazionale. Zielinski, Piotr Zielinski. Andiamola a vedere, Piotr. Ubermercato. Piotr. Dove sta Piotr? Centrocampista centrale? Piotr, dove cazzo sei? Ha la faccia reale, signori. Se noi andiamo, per esempio, a vedere la S Roma. Dove cercare la S Roma? In Serie A. Andiamo a vedere in Serie A. C'è l'Atalanta con lo stemma reale. C'è la Lazio con lo stemma reale. Il Napoli con lo stemma reale. Andiamo a vedere la Roma. Prendiamo uno che non ha la faccia nella Roma. De Paul, gliel'avranno messa finalmente la faccia a De Paul. Dopo anni e anni, dopo anni e anni di onorato servizio, De Paul ce l'avrà la faccia reale. Dov'è De Paul? È un CC. De Paul è un CC. Vediamo se gliel'hanno messa a De Paul la faccia reale. De Paul ha la faccia reale. Bellissimo. Bellissimo. Con i tatuaggi nuovi. Con i tatuaggi pieni di tatuaggi. Pieni di roba in faccia addosso. L'unica cosa, lo sapete qual è? Non ve la posso spiegare perché è troppo lunga. È bellissimo questo, è bellissimo. Andiamo a fare conferenza stampa con la Juventus. Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare? Che bello, ragazzi. Che bello. 10 euro in meglio, 10 euro spesi in vita mia. Sì, vinceremo con la Juve. Non vinciamo mai, ma stavolta vinceremo. È cambiato tutto il gioco, ragazzi, vi dico solo questo. Purtroppo è È ora. cambiato tutto quanto. Cambiato tutto quanto. È cambiato tutto quanto. Juventus GSA. Giochiamo così. Che bello. Tra poco arriveranno il campionato russo, il campionato greco, il campionato ceco della Repubblica Ceca e la Serie C. Ecco, già grafica cambiata, bellissima. È cambiata la grafica? Non lo so. Vediamo la mod di gioco. È cambiata anche la mod di gioco. Vigorelli. Per onorare Vigorelli, il calcio e il speriamo anche panico, oggi di oddio, offrire un match emozionante ai nostri amici a cambiato casa. anche la mod di gioco,
Sembra che si veda più sgranato, però. Perché? È un'impressione mia? È un solo attaccante di ruolo per tentare di far male. Forse è un'impressione mia? Bravo Mosca. Il gioco mi sembra cambiato. Mi sembra piuttosto cambiato. Si vede un po' meno... Un'ottima serie un po' così e così. Ma poco ci interessa. Poco ci interessa. Ma è un'impressione mia, ragazzi? Si è cambiato un po'. Controlla questo cross, nonostante un la po' le la grafica. Si vede bene. Spesso li vincono le squadre con la miglior difesa. Il reparto arretrato bianconero è finora il meno battuto del torneo. Vedremo se continuerà. Non lo so, La difesa della squadra di casa si è rivelata. Io ho aperto un cambiamento. Prendono pochi gol, si vede un po' sgranato. E nel calcio spesso non andremo sempre a mettere mano anche a questo. Questo equivale a vincere le partite. Non c'è problema. Non c'è problema. Spinazzola. Vigorelli fa quello che vuole, Vigorelli. La prova. Andiamo a mettere mano anche sulla grafica, non c'è problema. Intervento davvero straordinario. Non so dove devo andare. So che devo spingere. La difficoltà sembra la stessa. Sembra la stessa. Fabian Ruiz. Pedri ci avrà la faccia, Pedri. Sicuramente gliel'hanno messa, se gliel'hanno messa Zielinski, che a Pedri non gliela metti. Mica sarei matto. Mi sembra che sia cambiato un po'. Mi sembra che è un po' più. Partita che non vanno un po' più a 2000. Mi sto sbagliando. Splendido intervento, vi dato un gol. Mi sbaglio? La grafica non è che mi piaccia tanto, eh. Azione che si fa interessante. Dai, Vigo. Dai, Vigo. Cerca il traversone. Mi sembra un po' sgranata. Palla rimpallata. Vanno a 2000 poi. Com'è che vanno a 2000? Poteva essere un'iniziativa interessante, ma che è successo? E che cazzo, non è possibile. Non è possibile. Ma tutti a noi ci capitano. Tutti a noi ci capitano. Occhio al tocco preciso. Forse perché si sono azzerati le impostazioni, quelle che avevo messo. Juve che per ora non è riuscita a sfondare. Squadre in parità a riposo. Tanto ci hanno messo. Il risultato resta in bilico ed è anche difficile sbilanciarsi nei pronostici. Questa è una squadra. Le bandiere, le cose. Aspettate un po'. Allora, impostazioni di gioco. Configurazione video. Facciamo così. Limita a 60 fps. La risoluzione verrà modificata automaticamente per migliorare le prestazioni. Sì. Capelli a ciocche, non so che vuol dire. Non ci frega niente. È necessario riavviare il gioco. Proviamo con solo la risoluzione dinamica. E mettiamo a nessun limite. Applica. No, va troppo lento. Va troppo lento. Limita a 60 fps. Sì. Così dovrebbe andare. Dovrebbe andare. Ricomincia il match dell'Allianz Stadium. Si vede una merda. Si vede una vera merda. Scusate ragazzi, voi andate avanti intanto col video. Tranquilli. Se spingete la freccetta in avanti, vi va avanti dei 30 secondi. Risoluzione dinamica, no? Proviamo qui, nessun limite. Ok. Vediamo che cambia. Non è cambiato nulla. Si vede tutto strano. Si vede tutto strano. Aspetta. Impostazioni.
Personalizzazione, gioco. Limita 60 fps. Ritorniamo come prima. Ritorniamo come prima. A me pare però che volano. Arbitro. Arbitro. Sembra che è come prima. Non è cambiato molto. Siete tutta a scatti. Onieka. Spinazzola. Spinazzola, no. No, Spina. Faremo qualcosa per questa grafica, ragazzi. Faremo qualcosa. Poi è andata avanti col video, tranquilli. Torna lo spettacolo della Serie A nel prossimo match. Io pure me ne stanno a rigirare gli occhi. Vigorelli, dai. Più che meritato, direi. Hanno sprecato parecchio, alla fine però sono riusciti a trovare la rete. Tre punti da Juve sono importanti, eh. Si gioca Juve con un gol da recuperare, si attende adesso la risposta bianca. Mancano 5 partite, 4 partite, ci abbiamo intanto il Milan in finale di Coppa Italia. Ci abbiamo e il ritorno. Abbiamo il ritorno di allontana la minaccia qui. Ritorno del coso. Spazio per andare. Nell'Europa League. Mamma mia, se stanno a rigirare all'occhio questa cazzo di grafica. Mamma mia Mosca. Mamma mia Mosca, nemmeno si è buttato. Che paura. Che paura. Che paura. Grande calcio protagonista sulle frequenze. Dai Agnoto, bravissimo. Vai Spina. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite, ci attende una partita giocata a viso aperto. Vigorelli, oddio mio. Oddio mio, si mo facevi così, ma che sei matto. Questa conclusione al volo, da elogiare per il coraggio. Pallone che si è perso abbondantemente sul fondo. Non l'ha presa bene. È uscito fuori una conclusione sbilenca. È un po' cambiato tutto. Padre in vista del traguardo con gli ospiti che devono ancora resistere per portarsi a casa questa vittoria. Andiamo. Non è facile rivoluzionarlo di nuovo. Questo va detto, per mettere la vittoria. Tanto il campo da Juve è bruttissimo, cazzo. Sembra di star giocando dentro un campo di patate. Chiusi tutti gli spazi. E poi magari sfruttare nelle ripartenze qualche buco lasciato dalla retroguardia. Vanno a 2000 poi, come cazzo è possibile? Vanno a 2000. È troppo veloce. Mamma mia che hai preso. Meno cielo, bravissimo. Agime. Tocco impreciso. Agime. Servito Militao. Mancano 5 minuti. Vanno a 200 all'ora. È una corsa disperata contro il tempo. Quella bianconera caccia nel gol del pari. Pedri. Bravo Onieka. Vola Vigo. Vola Vigo, perdi tempo. Prendi campo, perdi tempo. Vigorelli. Se l'ha divorato. Bene così. Bene così. Molto bene così. Molto bene così. 2-6. Bene. Bene, mi stoppi il video per favore. Mi stoppi il video per favore. Non si stoppa più il video.